Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. Ciao amici di preghiera, oggi parleremo di Natuzza. Fortunata Evolo, detto Natuzza, è nata il 23 agosto 1924 ed è morta il 1 novembre 2009 a Paravati di Mileto, paese di nascita in provincia di Vibo Valentia, in Calabria. È stata una veggente e mistica molto famosa in Italia, soprattutto per le visioni che aveva con i defunti. In questo video vi portiamo all'attenzione di ciò che raccontava Don Marcello Stanzione, autore di molti libri sulla mistica di Paravati, riguardo all'aldilà e alle anime che l'hanno visitata spiritualmente. Molti anni fa, parlando con un noto sacerdote carismatico che aveva fondato un gruppo ecclesiale riconosciuto da alcuni vescovi, iniziamo a parlare di Natuzza Evolo. E con mia grande sorpresa, il sacerdote affermò che secondo lui Natuzza faceva dello spiritismo a buon mercato. Rimasi molto contrariato da questa affermazione. Per una forma di rispetto, non risposi al famoso sacerdote. Ma nel mio cuore subito pensai che tale grave affermazione nasceva da una forma non nobile di invidia verso una povera donna analfabeta, alla quale migliaia di persone si rivolgevano ogni mese, ottenendone sempre un sollievo nell'anima e nel corpo. Con gli anni cercai di studiare il rapporto di Natuzza con i defunti e mi resi completamente conto che la mistica calabrese non andava assolutamente considerata come una medium. Infatti, Natuzza non invoca i defunti chiedendo loro di venire da lei e le anime dei morti, perché le compaiono e non per sua scelta e né per sua volontà, ma unicamente per la volontà delle anime stesse, grazie ovviamente al permesso di Dio. Quando le persone le chiedevano di avere dei messaggi o delle risposte alle loro domande da parte dei loro defunti, Natuzza rispondeva sempre che questo loro desiderio non dipendeva da lei, ma unicamente dal permesso di Dio, ed invitava loro a pregare il Signore affinché questo loro pio desiderio venisse esaudito. Il risultato era che alcune persone ricevevano dei messaggi da parte dei loro trapassati, ed altri invece non erano esauditi. Mentre Natuzza avrebbe veramente voluto accontentare tutti. Comunque, l'angelo custode la informava sempre se tale anime nell'aldilà avevano più o meno bisogno di suffragi e di sante messe. Nella storia della spiritualità cattolica, apparizioni di anime del paradiso, del purgatorio e talora anche dell'inferno sono avvenute nella vita di numerosi mistici e di santi canonizzati. Per quanto riguarda il purgatorio, possiamo ricordare tra i numerosissimi mistici San Gregorio Magno, da cui è derivata la pratica delle messe celebrate per un mese di seguito, dette appunto messe gregoriane, che secondo la tradizione cattolica possono avere un forte impatto sulla riduzione delle pene purgatoriali. Inoltre Natuzza sottolineava l'importanza della preghiera per le anime del purgatorio e della richiesta di suffragi, sia attraverso la celebrazione di messe che attraverso l'offerta di sacrifici e di buone azioni. Il suo messaggio era un forte richiamo alla realtà e al buonsenso, invitando ad avere un profondo senso del peccato e a vivere una vita cristiana più rigorosa e impegnata moralmente. Purtroppo, il tema del purgatorio è quasi completamente scomparso dalla predicazione e dall'insegnamento di molti teologi cattolici. Natuzza invece parlava spesso di esso, e questo è uno dei suoi grandi insegnamenti. La ragione di questa scomparsa potrebbe essere la protestantizzazione del cattolicesimo, ma anche la cultura contemporanea che tende a negare il concetto stesso di peccato e, di conseguenza, l'esistenza di un luogo come il purgatorio. In conclusione, l'insegnamento di Natuzza Evolo sul purgatorio può essere sommamente utile alla salvezza dell'anima dei cattolici del XXI secolo, che vorranno ascoltarla e riflettere sui suoi messaggi.
nella sopravvivenza dell'anima dopo la morte e nell'impegno che la Chiesa militante deve offrire a favore della Chiesa sofferente. I defunti ribadivano a Natuzza l'esistenza del purgatorio, del paradiso e dell'inferno, a cui venivano inviati dopo la morte come premio o castigo per la loro condotta di vita. Natuzza, con le sue visioni, confermava l'insegnamento plurimillenario del cattolicesimo, cioè che immediatamente dopo la morte l'anima del defunto viene condotta dall'angelo custode al cospetto di Dio e che viene perfettamente giudicata in tutti i minimi particolari della sua esistenza. Coloro che venivano inviati nel purgatorio richiedevano sempre, tramite Natuzza, orazioni, elemosine, suffragi e soprattutto sante messe affinché fossero loro abbreviate le loro pene. Secondo Natuzza, il purgatorio non è un posto particolare, ma uno stato interiore dell'anima, la quale fa penitenza negli stessi luoghi terreni dove ha vissuto ed ha peccato. Dunque, anche nelle stesse case abitate durante la vita, talvolta, le anime fanno il loro purgatorio, anche dentro le chiese. Quando è stata superata la fase di maggiore espiazione, non bisogna meravigliarsi di queste affermazioni di Natuzza, perché la nostra mistica, senza saperlo, ripeteva cose già affermate da Papa Gregorio Magno nel suo libro dei Dialoghi. Le sofferenze del purgatorio, benché siano alleviate dal conforto dell'angelo custode, possono essere molto aspre. A testimonianza di ciò, Natuzza capitò un singolare episodio e vide una volta un defunto, al quale chiese dove si trovasse. Il morto le rispose di trovarsi tra le fiamme del purgatorio, ma Natuzza, vedendolo sereno e tranquillo, gli osservò che a giudicare dal suo aspetto ciò non doveva essere veritiero. Le ribadì che le fiamme del purgatorio se le portava con sé dovunque andasse, mentre proferiva queste parole, e lo vide avvolto dalle fiamme. Credendo che si trattasse di una sua allucinazione, Natuzza gli si avvicinò, ma venne investita dal calore delle fiamme che le procurarono una fastidiosa ustione alla gola e alla bocca che le impedì di nutrirsi normalmente per più di 40 giorni. Fu così costretta a rivolgersi alle cure del dottor Giuseppe Domenico Valente, medico condotto di Paravati. Natuzza Evolo ha incontrato numerosissime anime, sia illustri che sconosciute. Lei ha sempre detto di essere ignorante, ma addirittura ha anche incontrato Dante Alighieri, che le ha rivelato di aver scontato 300 anni di purgatorio prima di poter entrare in paradiso, perché, anche se aveva composto sotto ispirazione divina le cantiche della commedia, purtroppo aveva dato spazio nel suo cuore alle proprie simpatie ed antipatie personali nell'assegnare i premi e le pene. Da qui il castigo di 300 anni di purgatorio trascorsi, però al Prato Verde, senza soffrire e senza sofferenze, che è quella della mancanza di Dio. Numerose testimonianze sono state raccolte sugli incontri tra Natuzza e le anime della Chiesa sofferente. La professoressa Pia Mandarino di Cosenza ricorda: in seguito alla morte di mio fratello Nicola, avvenuta il 25 gennaio 1968, caddi in uno stato di depressione e persi la fede. Andai a dire a padre Pio, che aveva conosciuto poco prima: padre, rivoglio la mia fede. Per motivi ignoti non ricevetti subito la risposta del padre e nel mese di agosto andrei a trovare Natuzza per la prima volta. Le dissi: io in chiesa non ci vado, la comunione non la faccio più. Natuzza si fece una risatina, mi accarezzò e mi disse: non ti preoccupare, che verrà presto il giorno nel quale non ne potrai fare a meno. Tuo fratello è salvo ed ha fatto una morte da martire. Nella sopravvivenza dell'anima dopo la morte e nell'impegno che la Chiesa militante deve offrire a favore della Chiesa sofferente, i defunti ribadivano a Natuzza l'esistenza del purgatorio, del paradiso e dell'inferno, a cui avevano invitati dopo la morte come premio o castigo per la loro condotta di vita. Natuzza, con le sue visioni,
confermava l'insegnamento plurimillenario del cattolicesimo, cioè che immediatamente dopo la morte l'anima del defunto viene condotta dall'angelo custode a cospetto di Dio e che viene perfettamente giudicata in tutti i minimi particolari della sua esistenza. Coloro che venivano inviati nel purgatorio richiedevano sempre, tramite Natuzza, orazioni, elemosine, suffragi e soprattutto sante messe, affinché fossero abbreviate le loro pene. Parliamo ora invece della signorina Antonietta Polito di Briatico, sulla relazione di Natuzza con l'aldilà, e porta la seguente testimonianza. Avevo avuto un litigio con una mia parente. Poco tempo dopo, recatami da Natuzza e appoggiandomi la mano sulla spalla, mi disse: vi siete bisticciata, e voi come lo sapete? Me lo ha detto il fratello di quella persona. Vi manda a dire di cercare di evitare questi litigi perché lui ne soffre. Io non avevo parlato per nulla di questo fatto a Natuzza e lei non poteva averlo saputo da nessuno. Mi nominò esattamente la persona con la quale avevo litigato. Un'altra volta Natuzza mi disse, a proposito di questo stesso defunto, che era contento perché la sorella gli aveva ordinato le messe gregoriane. Ma chi ve lo ha detto? Le chiese. E lei, il defunto? Molto tempo prima le avevo domandato notizie di mio padre Vincenzo Polito, morto nel 1916. Mi chiese se avessi una sua foto, ma le risposi di no in quell'epoca, non se ne facevano ancora da noi. La volta seguente che andai da lei mi informò che da molto tempo era in paradiso perché andava in chiesa mattina e sera. Io non sapevo di questa sua abitudine, perché quando mio padre morì avevo appena 2 anni. Mia madre, poi da me interpellata, me lo confermò. Un altro caso straordinario è la signora Teresa Romeo di Melito Portosalvo, che ha dichiarato il 5 settembre 1999 queste parole. Una mia zia, lo stesso giorno dei funerali, un'amica andò da Natuzzo e le chiese notizie della defunta. È salva, le rispose. Quando furono trascorsi 40 giorni, io mi recai da Natuzza, ma mi ero dimenticato della zia e non avevo portato con me la sua foto per farla vedere a Natuzza. Ma questa, appena mi vide, mi disse: oh Teresa, sai che ho visto ieri tua zia, quella vecchiarella che è morta per ultima? Natuzza non l'aveva mai conosciuta in vita e mi ha detto: sono la zia di Teresa. Dille che sono contenta di lei e di quello che ha fatto per me, che ricevo tutti i suffragi che mi manda e che prego per lei. Io mi sono purificata sulla terra. Questa mia zia, quando morì, era cieca e paralizzata a letto. Parliamo invece della signora Anna Maiolo, residente a Gallico Superiore, che narra: quando mi recai per la prima volta da Natuzza dopo la morte di mio figlio, lei mi disse: vostro figlio è in un luogo di penitenza, come del resto avverrà a tutti noi. Beato chi può andare in purgatorio, perché ce ne sono che vanno all'inferno. Ha bisogno di suffragi, li riceve, ma ha bisogno di molti altri suffragi. Io allora feci fare cose per mio figlio, feci celebrare molte messe, feci fare una statua della Madonna Ausiliatrice per le suore, comprai un calice ed un ostensore in sua memoria. Quando tornai da Natuzza e mi disse: vostro figlio non ha bisogno di niente. Natuzza l'altra volta mi avevate detto che aveva bisogno di tanti suffragi. Basta. Basta tutto quello che avete fatto, mi rispose. Io non l'avevo informata di quanto avevo fatto per mio figlio e per lui, ma sempre la signora testimoniò il 7 dicembre del 1981 alla vigilia dell'Immacolata dopo la novena. Testimoniò che ritornavo a casa accompagnata da una mia amica, la signora Anna Giordano. In chiesa avevo pregato Gesù e la Madonna, dicendo loro: Gesù mio, Madonna mia, datemi un segno quando mio figlio entrerà in paradiso. Giunta vicino a casa mia, mentre stavo per salutare la mia amica, di colpo vidi nel cielo sopra la casa un globo luminoso della grandezza della luna che si muoveva ed in pochi secondi egli sparve. Mi sembrava che avesse una scia azzurrina. Mamma mia, ma cos'è? Esclamò la signora Giordano, impaurita. Come me? Corsi dentro a chiamare mia figlia, ma il fenomeno era già cessato.
Il giorno dopo chiamai l'osservatorio geofisico di Reggio Calabria, chiedendo se la sera prima ci fosse stato qualche fenomeno atmosferico o qualche stella cadente di grandi dimensioni. Ma mi risposero di non aver osservato niente. «Avete visto un aereo?» mi dissero. Ma ciò che io e la mia amica avevamo visto non aveva nulla a che fare con gli aerei. Era una sfera luminosa, simile alla luna. Il 30 dicembre successivo mi recavo da mia figlia, da Natuzza. Le narrai il fatto e mi spiegò. «È stata una manifestazione di vostro figlio che entrava in paradiso. Mio figlio era morto il 1 novembre 77 ed il 7 dicembre 1981 era dunque entrato in paradiso. Natuzza, prima di questo episodio, mi aveva sempre assicurato che lui stava bene. Tanto che se io l'avessi visto nel posto dove è stata, avrei detto, figlio mio, stai pure là, perché pregava sempre per la mia rassegnazione». Quando io dicevo a Natuzza, ma non avete fatto ancora la cresima? E avvicinandomi a me e parlandomi col viso, come fa con la lucentezza dei suoi occhi, mi rispondeva, ma era puro di cuore. Il professore Antonio Granata, docente dell'Università di Cosenza, porta quest'altra sua esperienza con la mistica calabrese. Martedì 8 giugno 1982, durante un colloquio, mostro a Natuzza le fotografie di miei due zie, di nome Fortunata e Flora, morte da un paio di anni e alla quale sono stato molto affezionato. Ci scambiamo queste frasi. Queste sono due mie zie morte da qualche anno. Dove si trovano? Sono in un luogo buono, sono in paradiso. Una, indicando la zia Fortunata, è al Prato Verde. L'altra, indicando la zia Flora, è in ginocchio davanti al quadro della Madonna. Comunque, sono salve tutte e due. Hanno bisogno di preghiere. Potete aiutarle ad accorciare il loro periodo di attesa, prevedendo una mia ulteriore domanda. E come potete aiutarla? Ecco, mi rispose, recitando qualche rosario, qualche preghiera durante il giorno, facendo qualche comunione o se fate qualche opera buona la dedicate a loro. Il professore Granata continua nel suo racconto. Nei primi giorni di luglio feci un pellegrinaggio ad Assisi con dei frati francescani e rivengo in contatto con la realtà dell'indulgenza della pronsiura, che conoscevo superficialmente già da anni. Infatti, già molte volte avevo visitato la Porziuncola, ma alla quale non avevo attribuito nessun significato particolare, non avendo riacquistato la fede. Ma adesso un'indulgenza plenaria mi sembra una cosa strabiliante, cose dell'altro mondo, e decisi subito di farlo per le mie zie. Stranamente, per quanto mi informi, non riesco ad ottenere chiare informazioni sulla corretta prassi da seguire. Penso che essa possa essere attribuita alla mia ignoranza, ma una forza interiore mi spinge a continuare. Infatti, il 28 agosto 1982 mi seguo a Santa Maria degli Angeli a Perugia e compio la prescritta cerimonia, visitando la chiesa e facendo la comunione. Quando torno da Natuzza, le racconto l'avvenimento e le chiedo se la cosa potesse giovare alle mie zie. Natuzza mi risponde, «Sì, è vero che le indulgenze le possono aiutare molto, ma ancora di più le preghiere fatte con amore e sincerità, quindi fate questo. Rivolgete a loro qualche preghiera quando vi capita di pensare a loro. Questo è ciò che piace di più al Signore». Io obbedì e feci quel che mi aveva detto Natuzza. Ho poi ricevuto ulteriori conforti dalla stessa suore di una mia zia morta da poco, a cui feci anche celebrare molte messe. In seguito, mentre ancora ero all'estero per lavoro, mi giunse la notizia che una mia parente, completamente ignara della mia esperienza con la mistica di Parvati, aveva fatto celebrare molte messe per la zia morta, riproponendo una fotografia di lei accanto all'altare. Poi mi telefona la mia stessa parente, raccontandomi l'esperienza incredibile avuta da lei in sogno. In tale sogno la zia morta le era apparsa e le aveva detto di aver fatto già il suo ingresso in paradiso, ringraziandola per tutte le messe fatte celebrare per lei. Una grande emozione mi invase e ripensò ancora alla mia amata zia. È una sensazione di pace e di amore che non riesco a descrivere a parole, che mi fa percepire ancora una volta la potenza delle parole di Natuzza sulla vita ultraterrena.
È così in ogni giorno dell'anno, è così. Infatti, ogni anno faccio quel pellegrinaggio, chiedendole per entrambe le mie zie. Fortunatamente, alcune settimane dopo, nella mia parrocchia, trovo nel fogliettino della messa domenicale la prassi corretta da eseguire tra il 1 e il 2 agosto a favore di una sola persona. Il 1 agosto 1982, dopo varie peripezie, chiedo l'indulgenza per la zia Fortunata. Mercoledì 1 settembre 82 ritorno da Natuzza mostrando le foto delle mie zie. Accenno alle risposte da lei date precedentemente e alla mia richiesta dell'indulgenza della Porziuncola. Natuzza rispose tra sé: l'indulgenza della Porziuncola. E guardando le foto risponde subito senza esitazioni: questa indicando la zia Fortunata, è già in paradiso. Questa indicando la zia Flora, non ancora. Io rimango molto sorpreso e contento e chiedo conferma. Ma è stato proprio per l'indulgenza? Natuzza risponde: sì, per l'indulgenza. Voglio aggiungere che io rimasi stupito e confortato da questo episodio, stupito di come una grazia così grande sia stata concessa dietro pochissima fatica da parte mia. Confortato e felice del fatto che una preghiera detta da un poveretto come me sia stata ascoltata, sento come se questa grazia sia stato suggellato il mio ritorno in chiesa. Riguardo alla zia Flora, chiedo l'indulgenza plenaria. Il 1° novembre successivo è giovedì 18 dicembre 1982. Ritorno da Natuzza e ricevo la seguente risposta: adesso si trova in paradiso. Si trova al Prato Verde. È andata lì per i suffragi ricevuti. Il dottor Franco Stilo racconta invece: nel 1985 e nel 1984 mi sono recato da Natuzza Evora e le ho fatto vedere le foto di una mia zia e di mio nonno defunto. Le feci vedere prima le foto di mia zia. Natuzza immediatamente, con una rapidità impressionante, senza nemmeno pensarci minimamente, si limunò nel volto e tutta contenta disse: questa è santa, si trova in paradiso con la Madonna. Quando prese la foto di mio nonno, cambiò invece espressione e disse: questo ha bisogno di molti suffragi. Io rimasi stupefatto per la rapidità e la sicurezza con la quale diede la risposta. La zia, fin da bambino, era religiosissima e a 19 anni andò a Napoli per diventare suora, ma subito dopo si ammalò e non poté proseguire. Ma pregava, pregava sempre, era molto buona e gentile con tutti ed offriva sempre la sua malattia al Signore. Mio nonno, Giuseppe Stilo, invece, il padre della zia, nato il 5 ottobre 80, è morto il 10 giugno. Nessuno conosce i misteri del daldilà e gli scienziati conoscono solo la millesima parte di quello che c'è qui nel mondo terreno. Il dottor Ercole Versace di Reggio Calabria ricorda di un mattino di tanti anni fa. Mentre lui e sua moglie e Natuzza pregavamo insieme alla cappellina Paravati e non c'era nessun altro che noi. A un certo punto Natuzza divenne luminosa in viso e mi disse: dottore, voi avete un fratello che è morto quando era piccolo? Ed io risposi: sì, perché? E lei disse: perché è qua con noi? Io, sorpreso, dissi: sì, e dove sta? E lei rispose: in un prato verde, bellissimo. Si trattava di mio fratello Alberto, che morì a 15 anni il 21 maggio 1940 per un attacco appendicolare mentre studiava a Firenze al Collegio della Querza. Natuzza non aggiunse altro. Suor Bianca Cordiano, delle missionarie del Catechismo di Chiara, ha chiesto molte volte a Natuzza dei suoi parenti defunti. Quando le ho domandato di mia madre, con un'espressione di gioia mi ha subito detto: è in paradiso, era una donna santa. Quando le domandai di mio padre, mi disse: la prossima volta che venite vi darò la risposta. Quando la rividi, Natuzza mi disse: fate celebrare una messa per vostro padre, perché salirà in paradiso. Rimasi colpita profondamente da queste sue parole, perché il 7 ottobre è la festa della Madonna del Rosario e mio padre si chiamava proprio Rosario e Natuzza non conosceva il nome di mio padre. È opportuno adesso riportare un'intervista del 1984, concessa dalla mistica calabrese al noto professore Luigi Maria Lombardo Satriani,
docente di antropologia di estrazione marxista, che però ha sempre lodato Natuzza Evole. Insieme all'illustre docente c'era anche la giornalista Marika Boggio, che intervistò Natuzza. Natuzza: sono ormai le migliaia delle persone che sono venute da lei e continuano a venire perché hanno bisogno di lei. Cosa vi dicono e quali richieste vi fanno? Richieste per le malattie, se il medico ha indovinato la cura, domande per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno o no, o per consigli. La giornalista rispose: e voi come fate a rispondere loro? Per i morti, ad esempio, quando vi domandano dei morti? Natuzza risponde: per i morti li riconosco se li ho visti. Per esempio, 2 o 3 mesi prima, se li ho visti, o un anno prima, non li ricordo. Ma se li ho visti da poco tempo, li ricordo attraverso la fotografia, li riconosco. Quindi vi mostrano la fotografia e voi potete anche dire da dove si trovano. Ecco è quello che faccio. So dove si trovano, se sono in paradiso, in purgatorio, se hanno bisogno, o se mandano a dire qualche messaggio a parenti. Ma la giornalista chiese: voi potete anche riferire ai morti i messaggi dei vivi, dei familiari? Sì, pure dei vivi. La giornalista chiese: ma una persona quando muore, voi potete subito vederla o no? Natuzza rispose: no, dopo 40 giorni. E dove si trovano durante questi 40 giorni le anime? Non dicono dove, non hanno mai parlato di questo. E loro possono essere al purgatorio, al paradiso o all'inferno? Sì, possono essere in questi posti, anche all'inferno. Oppure in qualche altro posto? Loro dicono che il purgatorio lo fanno sulla terra, dove hanno vissuto, dove hanno commesso i peccati. E voi? Certe volte parlate del Prato Verde. Che cos'è il Prato Verde? Loro dicono che è l'anticamera del paradiso. La giornalista rincalza: e voi come fate a distinguere quando vedete le persone se sono vive o se sono morte? Perché poi voi le vedete? Non sempre le distingo, rispose Natuzza, perché tante volte mi appaiono con la stessa presenza che avevano di quando erano in vita. Ma ci sono segnali, qualche cosa che vi fa capire che quella persona è morta? No, perché loro mi appaiono con la stessa presenza. Giornalista chiese: quindi loro, quando muoiono, la loro anima può essere presente in tanti posti, in tanti momenti, in tanti luoghi? Natuzza risponde: sì, possono essere presenti in tanti posti, in tanti momenti, in tanti luoghi. La giornalista continuò e fece un'altra domanda: ma lei riesce a distinguere le anime del paradiso e quelle del purgatorio? Natuzza rispose: distingo solo le anime del paradiso perché sono sollevate da terra, le altre invece no, le piglio per vivi. Infatti, tante volte capita che do loro la sedia e loro mi dicono: no, non ho bisogno perché sono un'anima dell'altro mondo. E poi mi parla del parente presente, perché tante volte capita che quando viene, per esempio, una persona che è accompagnata dal fratello morto, dal padre che mi dice tante cose da suggerire al figlio. Queste voci dei morti le ascoltate solo voi nella stanza o gli altri non le sentono? E Natuzza rispose: no, no, solo io ripeto quello che sento. Le sofferenze del purgatorio, aggiunse Natuzza, possono essere talvolta più aspre perfino di quello dell'inferno, ma le anime le sopportano volentieri perché sanno che prima o dopo avranno la visione eterna di Dio e sono sorrette da questa certezza. Inoltre arrivano a loro i suffragi che mitigano ed abbreviano le loro pene. Qualche volta hanno anche il conforto dell'angelo custode. Tuttavia, qualche anima che aveva gravemente peccato è capitato che è rimasto molto molto più tempo. È capitato di essere rimasta per molto più tempo in dubbio sulla propria salvezza, stando sopra proprio un precipizio. Da una parte c'era il buio, da un'altra il mare e dall'altra il fuoco, e l'anima non sapeva se fosse in purgatorio oppure all'inferno. Solo dopo 40 anni apprese di essersi salvata e fu felicissima. Le testimonianze sulle visioni di Natuzza Evole sul purgatorio sono in accordo con i dati del Magistero.
Inoltre, esse costituiscono una conferma preziosa di verità di fede professata. Natuzza ci fa sapere che cosa significhi infinità, misericordia e infinità e giustizia di Dio, che non sono in contrasto tra di loro, ma si armonizzano mirabilmente, senza nulla togliere né alla misericordia né alla giustizia. Natuzza sottolinea spesso l'importanza delle preghiere e dei suffragi per le anime del purgatorio e soprattutto la richiesta di celebrazioni di sante messe, ed in tal modo sottolinea l'infinito valore del sangue di Cristo Redentore. La lezione di Natuzza è estremamente preziosa oggi, in un periodo storico nel quale impazzano il pensiero debole, relativista ed il nichilismo. Il messaggio di Natuzza Evolo è un forte richiamo alla realtà e al buonsenso. In particolare Natuzza invita ad avere un profondo senso del peccato. Una delle grandi disgrazie di oggi è appunto la perdita completa del senso del peccato. Le anime purganti sono in un numero enorme. Ciò ci fa capire sia la misericordia di Dio, che salva quanto più è possibile, e sia i difetti e le carenze che abbiamo e che hanno le anime migliori. La vita di Natuzza è servita non solo ad aiutare le anime sofferenti in purgatorio, ma a rinvigorire la coscienza di tutti coloro che si rivolgevano a lei sulla gravità del peccato, e così impostare una nuova vita cristiana molto più rigorosa e impegnata moralmente. Natuzza Evolo parlava spesso del purgatorio, ed anche questo è un suo grande insegnamento, perché purtroppo, assieme ai nuovissimi, anche il tema del purgatorio è quasi completamente scomparso dalla predicazione e dall'insegnamento di molti teologi cattolici. La regione è costituita dal fatto che oggi tutti ci crediamo talmente buoni da non poter meritare altro che il paradiso. Qui c'è certamente la responsabilità della cultura contemporanea che tende a negare il concetto stesso di peccato, cioè proprio di quella realtà che la fede lega all'inferno e al purgatorio, ma nel silenzio sul purgatorio c'è ancora qualche altra responsabilità. Protestantizzazione del cattolicesimo. Concludiamo iscrivendoci al canale, mettendo un like e lasciando un commento, affinché l'insegnamento di Natuzza Evolo sul purgatorio può essere sommamente utile alla salvezza dell'anima dei cattolici del XXI secolo che vorranno ascoltarla. Amen.